Buongiorno. Vattene via. Cioè, ogni mattina la stessa storia. Io sistemo i cuscini e lei li disfa. Dai però. Ma guarda. Buongiorno, buon traumedì, che sarebbe lunedì. Stavo per uscire in realtà, infatti mi ero vestita, mi ero sistemata per uscire a fare un pochino di spesa, però alla fine ho desistito, ho pensato di fare spesa questo pomeriggio perché tanto dovrò uscire a, comunque in ogni caso anche questo pomeriggio, quindi niente, stamattina, essendo che mi sento molto rallentata, molto molto rallentata, sarà stata la cenetta pesante di ieri sera perché siamo usciti a bere una bella birrozza e a mangiare dei belli hamburgerazzi con gli amici e quindi poi si è fatta una certa e poi ad una certa età la cenetta pesante ad una certa ora non fa dormire bene, quindi preferisco rimanere a casa, fare le pulizie di inizio settimana perché la cosa che mi preme di più di lunedì sono le pulizie di casa. Non so perché, ma di sabato e domenica ho la sensazione che la casa si sporchi, fra virgolette, maggiormente, anche perché magari utilizziamo per più tempo il bagno, perché magari se dobbiamo uscire stiamo più tempo lì a prepararci, a fare cose, quindi io di lunedì mattina ho come prima, proprio come priorità, le pulizie di casa. E quindi iniziamo questo vlog del traumedì, perché per come mi sento oggi è un traumedì a tutti gli effetti. E poi devo registrare dei contenuti, ricettina, e poi non lo so. I vostri lunedì come sono? Sono un trauma oppure siete carichi proprio e pieni di entusiasmo per iniziare la settimana? Io devo dire che in realtà generalmente sono carica e piena di entusiasmo, però ve l'ho detto, la cenettina pesante di ieri sera, quella è stata quella. Sono letteralmente sparita per tutta la mattinata. Questo perché mi sono messa a pulire casa, però ho dovuto accelerare un po' con i tempi e poi avevo anche un pochettino di ansietta perché stavo aspettando l'approvazione di un video che avevo inviato per una collaborazione, quindi niente, non avevo molto la testa, insomma, per pensare ad altro. Niente, alla fine è tutto a posto, video approvato, posso rilassarmi. Ho anche registrato una ricettina che voi vedrete in uno short oppure su Instagram. Se iniziate a seguirmi su Instagram potete vedere anche tutto lì, seguirmi anche nelle storie, interagire anche lì, quindi io ve lo dico. Niente, adesso a parte l'una sempre in mezzo, ma voi non potete capire il macello. Ma vabbè, a parte che ci sono anche le cose della colazione ancora, ma ho fatto di peggio, raga, fidatevi che ho fatto di peggio. Meglio, molto meglio. Lì c'è il mio pranzetto che tra un po' andrò a scaldare e... Allora, in realtà io volevo parlarvi di una cosa, però stavo aspettando conferma da parte appunto delle persone con cui sto facendo questa collaborazione, per sapere se appunto avessi potuto parlarne oltre che su Instagram anche qui su YouTube. Siccome mi è stato detto che assolutamente non c'è nessun tipo di problema, anzi, cioè, è una buona cosa parlarne anche su un'altra piattaforma, ho pensato di parlarvi di questa collaborazione perché intanto su YouTube ho portato la mia esperienza lavorativa, o comunque ho parlato di esperienze lavorative e di lavoro, quindi la più recente appunto il mio licenziamento, è inutile tornare sempre sugli stessi discorsi, se vi foste persi diciamo questa parte andate tranquillamente a recuperare gli scorsi video. Comunque io su YouTube ho raccontato la mia esperienza delle mie dimissioni, del mio licenziamento e di come sta cambiando comunque la mia vita dal punto di vista lavorativo e quant'altro, e condivido questa parte appunto di Instagram e YouTube perché per me sta diventando effettivamente un lavoro. Questa collaborazione che ho accettato di fare più che altro su Instagram,
parla proprio di lavoro. Diciamo che è stata un po' una collaborazione che mi ha fatto uscire totalmente fuori dalla comfort zone delle mie collaborazioni, perché io generalmente collaboro con aziende che cercano ricette, video ricette, e che cercano la sponsorizzazione di prodotti che sono comunque legati più che altro alla cucina, quindi al mondo del food. Questa invece è stata tutta un'altra storia. Sono stata contattata appunto per promuovere questa piattaforma online che si chiama Restword, ve lo scrivo anche qui in sovrimpressione, ed è una piattaforma che io trovo veramente tanto utile, per questo che infatti non ho esitato nell'accettare. E la descrivo anche qui perché comunque secondo me è una cosa veramente tanto utile, perché tocca un argomento veramente tanto importante, che è quello del lavoro. Ci tengo a parlarne anche qui, e se posso essere utile a qualcuno, cioè io veramente lo faccio col cuore. Ah, vi lascio intanto il link giù nel primo commento fissato in alto, così non ve lo perdete, magari anche nella descrizione del video, quindi vi lascio il link, potete andare e registrarvi. Opera nel settore della ristorazione, quindi trova annunci di lavoro e posti di lavoro nel settore della ristorazione, che sia per lavorare in sala o in cucina, però è il settore della ristorazione, e combatte un po' quello che è il lavoro in nero, o comunque quella che è un po' lo sfruttamento dietro questo settore. In realtà ho accettato anche perché io ho lavorato abbastanza in questo settore molti molti anni fa, prima di lavorare nel posto in cui poi ho lavorato per 7 anni, e poi vi ho raccontato che mi sono appunto dimessa a inizio giugno. Io ho fatto un altro bel po' di lavoretti, tra cui cameriera, barista, ho lavorato anche in una birreria, e devo dire che sono state tutte esperienze pressoché negative per quanto riguardava i contratti inesistenti, per quanto riguardava la retribuzione totalmente inadeguata, i turni che non si capiva che turni fossero, che avevano un inizio e non si sapeva quando finivano. Quindi diciamo che però ero molto giovane, quindi si fa anche perché devi fare la gavetta, insomma, soprattutto per quanto riguarda il lavoro che ho svolto in pizzeria fine settimana, cioè mi rendo conto che effettivamente era abbastanza vergognosa come cosa. Io venivo chiamata solo per il fine settimana, quindi venerdì, sabato e domenica, a volte anche solo il sabato sera, quando c'era il pienone, facevano il pienone e mi davano veramente una miseria, io dovevo anche arrivarci con la macchina, quindi dovevo pagare la benzina. Che poi a un certo punto, vabbè, era un lavoro temporaneo, però mi rendo conto che effettivamente, cioè, era proprio un approfittarsi. A Restward invece, quando si è presentato a me, mi ha prospettato quest'idea di lavoro nel settore della ristorazione molto giusto, trasparente. In pratica voi, registrandovi sul loro sito, avrete accesso a annunci di lavoro sparsi in tutta Italia, e potrete visionarne le mansioni, i turni, la retribuzione, tutto. E nel momento in cui manderete la vostra candidatura, Restward vi affiancherà, quindi vi farà un primo colloquio, insomma vi farà da tramite con le aziende. E ne so, trovate l'annuncio di lavoro per uno cuoco, aiuto cuoco in un ristorante nella zona di Firenze, vi trovate in linea con gli orari, con i turni, con la retribuzione, vi interessa, vi candidate, Restward vi affianca dalla candidatura fino poi, speriamo insomma, all'assunzione. E non è che voi quando arrivate poi vi dicono sì, c'era scritto così sull'annuncio, però in realtà il contratto c'è scritto part time, però in realtà devi fare un full time, così con la retribuzione c'è scritto 1500, vi faccio un esempio, però in realtà poi così, poi con la... No raga, voi vedete quell'annuncio e quell'annuncio è super onesto e trasparente e reale, cioè voi farete quello che c'è scritto sull'annuncio e verrete pagati con quello che c'è scritto sull'annuncio. Niente, ci ho tenuto a prendermi questi minuti in questo video di oggi, che è proprio un lunedì così un po' sconclusionato, ma va bene così, però ci ho tenuto perché la ritengo una cosa importante che può essere utile a me, a voi, a chi mi segue, insomma se posso arrivare a qualcuno io sinceramente lo faccio col cuore, lo faccio volentieri. Lascio veramente nel primo commento fissato in alto qualche dettaglio in più e il link per accedere a questa piattaforma, e spero veramente che possa essere utile a qualcuno, lo spero di cuore. Non ce la faccio più col braccio, niente raga, vado a pranzare perché si è fatta una certa, e quindi ci vediamo dopo. Pronta per uscire? Direi che è il caso, perché tra un po' rischio anche di fare tardi e non posso permettermi assolutamente di fare tardi
di lunedì, perché di lunedì in realtà io ho sempre un appuntamento fisso, salvo imprevisti, con mio papà. Sì, perché mio padre 2 volte a settimana deve fare delle sedute di terapia, scusate il fiatone, di logopedia. Quindi le fa in videochiamata, quindi lo affianchiamo o io o mia sorella e cerchiamo insomma di alternarci. Questo perché più di 3 anni fa ormai mio papà ha avuto un ictus molto molto importante, cioè bello tosto, che purtroppo gli ha lasciato come compagna di vita l'afasia. Non sapesse cos'è l'afasia, perché ovviamente io ne ho sentito parlare per la prima volta purtroppo quando è capitato a mio papà, ve lo spiego in parole molto molto spicce, semplici. In pratica mio papà è stato colpito da quest'ictus nella zona del cervello che riguarda la capacità di comunicazione, quindi il parlare. Ha difficoltà a riuscire ad esprimere ciò che pensa, cioè i pensieri, le parole che pensa non riesce poi a trasformarli proprio in parola, quindi la logopedia è necessaria per imparare nuovamente a comunicare, di abilitarsi nella comunicazione. E lui, devo dire che è veramente una forza della natura, perché non ve ne parlo mai, non ve ne ho mai parlato, non ve ne parlo mai, perché comunque è un argomento abbastanza, è molto complesso come argomento, forse, non lo so, boh, forse non c'ho mai, non lo so, perché l'ho sempre un po' evitato, forse, però in realtà mio papà è l'orgoglio della mia vita, nel senso che è la persona più forte che conosca, è una persona resiliente, ha una capacità di adattarsi proprio che è qualcosa di fenomenale, di straordinario, e ha tanta forza di volontà e quindi lui ce la mette tutta e comunque sta raggiungendo e ha raggiunto già dei progressi che non ci aspettavamo, quindi vista comunque la gravità appunto dell'incidente che ha avuto. E quindi niente, questo per dirvi che di lunedì ho sempre questo appuntamento fisso, quindi sto scappando alla seduta di logopedia con mio papà e poi penso che andremo a fare un pochino di spesa e rientreremo a casa. Frattempo Lunetta ultimamente mi sconvolge il fatto che stia sul tiragraffi, ma sapete perché? Perché così lei ha tutta la vista. Amore, che chiappone giganti. Sono ricordata anche dell'uva che devo portare a casa dei miei, perché me l'hanno regalata. A me non piace l'uva, non la mangio, quindi la porto a loro, altrimenti va sprecata. Seduta di logopedia terminata, papà è stato molto molto bravo, si è impegnato tanto, infatti lei si è anche complimentata. Adesso scappo a fare un pochino di spesa. Sta già facendo buio, sono quasi le 5, ma è cambiato l'orario. Comunque si sta bene. Faccio una bella passeggiata. Ho dei capelli orribili, allucinanti, fuori c'è un pochino di umidità, un po' tanta in realtà, avevo anche dimenticato lo stendino fuori, quindi ho appena portato i panni dentro e vi faccio un veloce svuota la spesa, anche perché non ho preso tanta roba. Ho preso dei funghi champignon surgelati perché non ho trovato quelli freschi e a me piacciono un sacco. Tra l'altro la Conad fa dei surgelati tutto sommato, devo dire, dignitosi. Poi la spesa l'ho messa io, ho imbustato io molto a caso. Yogurt preferiti di Diego, gliene ho presi un paio. Poi ho trovato il radicchio lungo e ne ho approfittato, visto che c'ero, ho preso anche 2 radicchietti lunghi perché ci vorrei fare una torta salata. Credo che registrerò anche la ricetta. Poi questa pasta, i mezzi rigatoni integrali Conad, che trovo molto buoni, ve l'ho detto spesso, è da un botto di tempo che non faccio uno svuota la spesa in realtà, quindi vabbè, ora lo metto in questo vlog.
Questo riso qui ne ho un altro, cerco di averne sempre uno o due in casa, tipo d'emergenza, quando magari perdo la mattina a fare un sacco di cose, arriva l'ora di pranzo, ho strafame, non ho voglia di cuocere il riso nero perché ci vuole un botto, e ho questi già pronti da condire a piacere, anche magari con tonno e pomodoro, per dire. Poi un po' di fiatone, la feta solita che nella mia spesa non manca quasi mai, filetti di salmone surgelato, perché qui da me nel mio paesino passa il pescivendolo una volta a settimana col pesce fresco e io me lo perdo sempre, quindi diciamo ci arrangiamo un po' con il surgelato. Però questi filettini qua della Conad non sono male, certo, filetto fresco è tutta un'altra cosa, e mi sa che lo faccio stasera, ci faccio delle polpettine di salmone e zucchine, così Diego mangia sia il pesce che le zucchine, che da soli così non riesce tanto, non gli piacciono tanto. Poi ho preso una confezione di tortelloni ricotta e spinaci, volevo riprendere quelli della Sapori e dintorni dello scorso mukbang con i cappellacci parmigiano e crema di zucca, ma non c'erano, erano terminati, quindi quelli ripieni di carne non mi piacciono, e quindi ho preso questi qui che ci stanno per un pranzetto al volo quando sono da sola, perché a Diego non piacciono. Poi solita confezione di bresaola e di petto di tacchino, no, di pollo al forno, che non mancano quasi mai nella mia spesa. Poi ho preso un paccone gigante di tovaglioli perché erano proprio finiti. Poi mi mancava anche la carta da forno. Poi ho preso questo pane proteico, che in realtà non prendo perché è proteico, prendo perché l'abbiamo assaggiato per curiosità e ci piace, piace un sacco anche a Diego. Poi ci sono i semini di zucca e di lino che a me fanno impazzire nel pane, ed è molto buono per un toast o per un panino al volo. Poi ho preso una mega confezione di noci sgusciate, queste Conad, che mi possono tornare utili anche per le ricette. Una barattolo di ceci, questo cavolfiore surgelato, perché non l'ho preso fresco? Perché non lo so, è sempre pratico averlo, cioè se magari un giorno ho finito quello fresco mi ritrovo questo surgelato e ce l'ho al volo, ed è buonissimo questo qua dell'Orogel. E poi il detersivo per i piatti che sto finendo. Quindi questa è la spesuccia che adesso metto a posto. Ma tu hai, ancora non è ora di mangiare. Mi sa che tu sei un po' confusa anche con l'orario che è cambiato. Ma quanto sei bella, guarda, c'è pure l'ombra. L'ombra della testolina. Beviti l'acqua. Tisanina, computer, mi metto al montaggio di questo vlog perché dovrà uscire domani alle 14.30, domani che sarà martedì, e ne approfitto adesso, poi tornerà Diego, ceneremo. Realmente io cerco di evitare poi di registrare a cena o comunque nel dopo cena, perché soprattutto nei giorni infrasettimanali, cioè arriva Diego, lui finisce di lavorare, viene qui e sta qui a casa e lascia il lavoro fuori, e stessa cosa insomma voglio farlo io, stessa cosa cerco di fare anche io, e insomma cerco di prendere questa abitudine. Quindi sarà molto difficile che vedrete dei video che si protrarranno poi per cena e dopo cena, a meno che proprio non sia un video specifico, oppure non stiamo facendo qualcosa di particolare, e quindi ok, un po' una regola che mi sto dando. Sì, la sento anche io, Luna che ulula. Aspettate un attimo. Ad ogni modo, mi ha fatto un sacco piacere avere la vostra compagnia oggi. Spero che questo vlog del traumedì, cosiddetto lunedì, cioè del lunedì cosiddetto traumedì, comunque vi abbia tenuto compagnia, che questo vlog vi sia piaciuto e sia stato piacevole. Niente, mi metto al suo montaggio. E noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Mi raccomando, non dimenticatevi di supportare questo canale iscrivendovi ed interagendo con gentilezza.
e attivate la campanella, così vi arriva la notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Pubblico ogni martedì, giovedì e sabato alle 14:30. Quindi ci vediamo nel prossimo video e nel frattempo mi raccomando, fate i bravi. Mi ha dato un capello nell'occhio.